soprattutto a trovare una sede. I primi anni ci riunivamo in via via Mazzini, che è a Viterbo, però era un locale commerciale, c'era sempre comunque un po' la scomodità di dire ok, stiamo lì, che facciamo? Non consumiamo, era una cosa promiscua che non andava benissimo. Era anche pericoloso consumare. Anche pericoloso, perché essendo un bar, alla terza consumazione era finita la riunione. Esatto. E, comunque ci siamo organizzati, anni in cui ci siamo organizzati meglio, anni in cui ci siamo organizzati meno bene, però abbiamo fatto tutta una serie di iniziative nel corso del tempo, tra cui appunto questo è il sesto Linux Day. Qui ci sono le locandine delle edizioni degli anni passati, come se poi dopo volete vedere l'impostazione grafica è quella. Abbiamo cercato di rendere riconoscibile il Linux Day del Tulug. I contenuti ovviamente sono cambiati, di anno in anno cambiano. Abbiamo fatto delle iniziative per le scuole, un'iniziativa alla scuola all'ITIS di Viterbo, un altro paio di iniziative a Vitorchiano, perché il comune di Vitorchiano ci ha dato una sede e quindi di solito ci riuniamo il mercoledì a Vitorchiano. Cioè abbiamo una sede con priva di riscaldamento, però non con internet, che per noi è più importante, e per questo ovviamente ringraziamo il comune di Vitorchiano, come ringraziamo la provincia di Viterbo che ci permette comunque di tenere qui l'iniziativa. Quest'anno la sala non è molto piena perché non abbiamo invitato le scuole. Di solito venivano due o tre classi del ITIS che riempivano la sala, però abbiamo preferito non farlo per vari motivi. Uno, perché la persona che di solito si occupava di questa cosa quest'anno si sta occupando di altro, quindi non poteva in maniera semplice. Due, perché vorremmo dedicare un'attenzione particolare alle scuole.